Ci sono incontri che ti cambiano dentro. Per me è stato così. Per me è stato così con padre Matteo La Grua, frate francescano conventuale, grande esorcista, grande carismatico, aveva visioni, era sempre in contatto con Dio, una preghiera potentissima, soprattutto grande umiltà, obbedienza alla Chiesa e una cultura vasta, una cultura profonda. A metà gennaio è arrivata la notizia, padre Matteo La Grua è morto, padre Matteo La Grua è morto. Ho sentito proprio una pena profonda nel cuore, un colpo alla bocca dello stomaco, sono sceso giù di corsa, sono andato, ho sbaraccato tutto, sono andato in Sicilia, ho preso l'aereo Pisa-Palermo e sono arrivato da padre Matteo La Grua, un grande sacerdote che manca nel cuore sicuramente. Però lui è su, è nato in cielo e da là ci protegge e prega per noi. Padre Matteo La Grua. Siamo a Palermo, in via Margifaraci, nella zona del vecchio aeroporto militare Bocca di Falco e questa è la statua di Gesù Liberatore. Questo è il centro, Gesù Liberatore, il centro voluto da padre Matteo La Grua, uno dei più grandi carismatici che ci ha lasciato da poco. Ci stiamo avvicinando, questo è l'edificio, il capannone dove padre Matteo La Grua faceva le preghiere di liberazione. Adesso questa è la serata della veglia, quindi noi cerchiamo di entrare perché è strapieno, c'è tutta Palermo. Padre Matteo La Grua era conosciutissimo non solo a Palermo, in tutta la Sicilia e anche in tutta Italia. Qui, dove oggi tante persone si sono raccolte per l'ultima veglia, padre La Grua per tanti anni ha pregato per chi era malato e ha consolato chi aveva bisogno. Sacerdote dal 1937, frate minore conventuale, padre Matteo fra poco avrebbe compiuto 98 anni. E per tutta la vita è stato un padre per tanti siciliani e non solo. Io sento le grida della gente che soffre, e mi sento mandato dal Signore per ascoltare la gente e portare l'aiuto. A piangerlo sono le tante persone che l'hanno conosciuto e in particolare le donne che l'hanno accudito fino all'ultimo. Ma lui diceva sempre mamma, 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 sì, sì. Mamma. Era un padre, ma in quel momento per me era un figlio. A noi ci ha insegnato una cosa molto grande, pregando. L'umiltà, e che credeva fermamente. Cari amici, adesso state per vedere delle immagini eccezionali. Sono esorcismi che faceva padre Matteo La Grua. Però non lasciatevi impressionare, non abbiate paura, perché come dice padre Amort, il segreto della lotta contro il diavolo che esiste, lo dice Gesù nel Vangelo, è proprio la preghiera. Se pregate siete protetti spiritualmente. Attenzione a questo filmato. C'è chi racconta che con la sua potente preghiera padre Matteo avrebbe guarito persone da mali incurabili e cacciato demoni. Perché padre La Grua è stato anche uno dei più grandi esorcisti. Queste immagini esclusive documentano proprio gli esorcismi compiuti da lui. Era ai primi tempi che padre Matteo ci chiamava, me ed altre due sorelle, ad assisterlo. Durante l'esorcismo. Dosante l'esorcismo. Però noi non pregavamo sulla persona, noi pregavamo per lui.
sempre per la protezione per spirituale la protezione. Di Padre Matteo. Infatti, le nostre preghiere erano sempre. Quante eravate a proteggere? A secondo 2, 3, 4. Poi a volte c'era un uomo un po' forte che interveniva nei momenti particolari. Più pericolosi. E un particolare caso che mi è rimasto impresso di una ragazza. Appena Padre Matteo le mise il Cristo davanti, cominciò a gridare rotolandosi per terra. Gridando poi offendeva con brutte parole il padre. Gli buttò l'acqua benedetta, che lei naturalmente non voleva, si svincolava. Comunque riuscì a calmarla. Cominciò a parlare in una lingua straniera, che io non so. E cominciò la conversazione tra loro. Tu, io non me ne vado, no? Te ne devi andare. Devi andare. Devi andare. Devi andare. Vedi il comando di Dio. Le persone che sarebbero state liberate da un influsso diabolico di solito rifiutano di parlare di quanto gli è accaduto, per pudore e per la paura del giudizio degli altri. Ma qui, nel centro che era guidato da Padre Matteo, siamo riusciti in esclusiva a intervistare proprio una persona che sarebbe stata liberata dal demonio grazie agli esorcismi compiuti da Padre La Grua. È la prima volta, possiamo dire, che un caso estremo di manifestazione diabolica, possessione diabolica, viene raccontato con tanta lucidità. Tutto questo racconto lo leggerete poi in un libro, ma per la prima volta davanti alle telecamere Francesco darà un anticipo di questa storia incredibile, un caso di possessione diabolica. Allora Francesco, raccontaci come è iniziato tutto. Io ho sofferto per 27 anni di polmone e asma bronchiale. E incontrai un sacerdote che mi parlava dell'esistenza del demonio, di Satana. E mi disse, guarda, dice, anche qualche malattia può essere provocata dal demonio. Però io restavo incredulo. E lui da lì iniziò a farmi qualche preghiera di liberazione e io avevo piccole reazioni. Allora lui mi disse, c'è il caso di andare a incontrare il noto padre Matteo La Grua. Ascea! Noi vogliamo salvare te. Diavolo, di te. È il 29 dicembre del 2002 quando Francesco incontra per la prima volta padre Matteo. No! Lui mi disse, guarda, ci facciamo una preghiera semplicemente. In quella preghiera il maligno si è manifestato. Ricordo chiaramente che coincideva la sua benedizione alla mia completa liberazione, alla mia normalità. Quanti spiriti si erano impossessati di te? Lui disse che era da solo, Satana. Invece padre Matteo insistendo disse, io voglio la verità. E loro hanno confermato che erano 27 legioni. Non singoli demoni. Esatto, legioni. Gruppi di demoni. Esatto. Perdevo i sensi, il controllo del mio corpo, però non perdevo la lucidità. È un caso rarissimo questo, perché in genere appunto si dimentica tutto. Nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù. Nel nome di Gesù, per il sangue di Gesù. Che schifo! Non hai mai cercato di fare del male a tua moglie? Sì, arrivava le mani strette al collo e poi a un certo punto mi diceva: peccato che non li posso stringere di più, tu sei protetta dalla Madonna. Tu non credevi al demonio e quindi il tuo caso forse serve proprio a far capire attraverso la tua sofferenza che il demonio esiste. Esatto. Ecco perché è importante la tua testimonianza. Per questo le mie malattie poi sono scomparse. Buoni. Anche il più noto esorcista italiano a livello internazionale, padre Amort, ricorda con grande stima e affetto padre Matteo La Grua. Che ricordo ha lei di padre Matteo La Grua? Quello che mi colpiva di più in padre La Grua era proprio la preghiera. Un uomo di grande preghiera. E quando sono andato alcune volte
a grandi incontri del rinnovamento, c'era sempre un gruppetto guidato da padre La Grua, pregavano intensamente prima che si incominciasse. E anche lì io vedevo veramente un uomo concentrato in Dio. Ed è quello che conta di più in un esorcista, perché quando una persona è colpita da uno di questi mali, è tanto importante, direi, che ci sia un esercito di gente che prega. Come ricordava padre Amort, Matteo La Grua è stata una delle personalità più importanti del rinnovamento nello Spirito Santo, uno dei movimenti ecclesiali più diffusi in Italia e nel mondo. Si tratta di un movimento nato in America negli anni 70, che sulla scia degli insegnamenti del Concilio Vaticano II ha sottolineato l'importanza della terza figura della Trinità, ovvero lo Spirito Santo. Infatti, durante gli incontri di questo movimento, i sacerdoti invocano lo Spirito Santo perché possa, attraverso di loro, compiere liberazioni da influssi demoniaci e guarigioni da mali fisici. Secondo quanto testimoniano molte persone, lo stesso padre La Grua avrebbe pregato per gli ammalati ottenendo grazie di guarigione. Io avevo una sorella, si era sposata e non riusciva a dare figli. Dopo tanti controlli medici abbiamo scoperto che c'era un problema di sterilità. Giovanna ha avuto fatto addirittura 15 inseminazioni artificiali. Poi siamo venuti a parlare con lui e lui aveva detto no, non devi fare nulla. Lui ad un tratto prende la sua mano, proprio gliela appoggia nel cuore. A mia sorella. Sta 5 minuti in silenzio e poi dà come 3 pugni nel cuore e poi dice se crederai sarai madre. Queste sono state le parole che mi colpirono con quell'autorità e con quella fermezza e decisione, come un comando. Da quel momento mia sorella ha avuto tipo una liberazione di pianto. Quella sera lei si fermò in una farmacia di turno e comprò il test di gravidanza. E mi arriva questa chiamata a casa, io sentivo solo mia sorella che faceva è blu, mio cognato piangeva. Cioè, ma qua è blu, risulta positivo. E il mio pensiero invece di dire domani chiamiamo il medico, domani andiamo da padre Matteo. Mia sorella entra da questa stanza, lui si girò con le mani così, la guardò, non gli avevamo detto ancora nulla, la guardò e ci fa solo buongiorno mammina. E vorrei invitare tutti a benedire il Signore, perché la gloria è del Signore e il primo pensiero va sempre al Signore, contrariamente a quanto noi facciamo, è sempre Dio che è tutto in tutte. Mi puoi raccontare come l'hai conosciuto e perché? Io ho avuto la grazia, davvero ragazzino, di essere tra i primissimi animatori del rinnovamento in Sicilia. Siamo negli anni 77-78 e già la notizia di questo prete carismatico, di questo grande padre Matteo, si era sparsa un po' in tutta Italia. In padre Matteo si sommavano, insieme a questa sobrietà di vita, una solidità di dottrina, una sapienza umana e teologica davvero rara. Padre La Grua avrebbe anche avuto un particolare dono, il cosiddetto carisma del comando, cioè avrebbe addirittura potuto guarire le persone comandando alle malattie di sparire, proprio come faceva Gesù. Se io ti dico siccate, tu capisci cosa voglio dire. E siccati, e lo diceva al tumore. Lo diceva al tumore. Lo diceva al tumore. Cioè in siciliano siccati vuol dire siccati. E siccati. Seccati. Bruciati. Bruciati. Sparisci. Sparisci. Distruggiti. Esattamente. E lui diceva così ai malati di tumore e in virtù della sua preghiera con Dio, naturalmente di questo dono del carisma di comando, e il tumore spariva. Il tumore si essiccava. C'è un comando e per cui l'ammalato immediatamente riceve. Quindi c'è la simultaneità tra l'ordine e la guarigione.
Salvatore Martinez ricorda anche un altro episodio sconvolgente, quando padre La Grua andò a benedire un uomo che era morto da alcune ore e accadde un fatto incredibile. Padre Matteo fa una preghiera, come si fa in queste circostanze, benedice la salma e va per partire. Dopo alcuni minuti, quest'uomo si rimette in piedi e dice davanti a tutti, tre volte, a voce alta, Gesù mio misericordia, Gesù mio misericordia, Gesù mio misericordia. E dopodiché ritorna morto. È difficile raccontare queste cose e avere la presunzione, la pretesa di essere credibili, ma sono fatti accaduti. Lo ha fatto tornare in vita per fargli confessare i suoi peccati e quindi accoglierlo. Ed è cieco e ha bisogno che qualcuno gli apra gli occhi. Uno degli episodi più sorprendenti avvenne a Siracusa alla presenza di ben 16.000 persone. Una donna salì all'improvviso sul palco con in braccio una bambina che non aveva mai camminato. Padre Matteo dice dammela, la pone sulle sue gambe, la guarda e dice che cosa vuoi? Come faceva Gesù quando incontrava gli ammalati, cosa vuoi che ti faccia? E questa bimba così molto serenamente dice voglio camminare. Questa bambina comincia a stare in piedi, è come un cavallo di legno che dondola, comincia a ondeggiare, dopodiché esattamente come un robot che si muove, comincia a fare i primi passi e fa il giro della pista d'atletica e al termine di questo giro aveva ormai il passo sciolto e camminava perfettamente. Queste sono le immagini del fatto prodigioso accaduto quel giorno. Noi accostiamo questi fenomeni ad una fede carismatica, ad una fede sensazionale, ad una fede straordinaria, ma Gesù rende tutto questo estremamente più popolare quando dice se avrete fede, ma poca, quanto un granellino, voi potreste dire ad una montagna di spostarsi. Proprio per tutti questi prodigi, la fama di Padre La Grua si è estesa da Palermo in tutta la Sicilia e da qui nel resto del mondo. Nelle strade del quartiere La Noce, dove il frate viveva, tutti ricordano quest'uomo eccezionale. È una persona storica qua e per noi è stato un grande parroco. I migliori se ne vanno e i peggiori rimangono, lo sai tu, no? Era una persona comune che si era messa a disposizione di Dio. Della gente. Parlava e trasmetteva le cose buone alle persone cattive. Faceva miracoli. Quando si tratta di miracoli non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire. Qui viveva Padre Matteo e tutte queste persone si alternavano durante il giorno per aiutare lui e soprattutto per gestire la folla di pellegrini che quotidianamente bussava a questa porta. Voi siete stati tanto tempo vicino a Padre Matteo e io ho avuto questa possibilità di avere degli incontri, anche che sono stato dietro quella porta chiuso con lui per più di 20 minuti. E mi ha detto anche tante cose del mio futuro, della mia vita, che mi tremavano le mani. E lui mi diceva, ma tu non ti devi impaurire, perché tu devi avere fiducia, figlio mio, devi avere fiducia. E mi diceva, figlio mio, non aver paura, perché tu c'hai la Madonna vicino che ti aiuta. Queste immagini furono girate proprio durante quell'incontro. Padre Matteo era già molto anziano, ma ricordava ancora, con semplicità, i miracoli che sarebbero accaduti attraverso di lui, come il caso della guarigione di un uomo che non poteva camminare. Ho mandato tutti fuori, tutto a casa. Sono tutto a casa e c'era un uomo seduto là, davanti alla porta, qua dentro, sulla panchina. Tu va qua, vai a casa. Ma mi non posso muovere. Barzo dai che vado a te a casa. Quindi si alza e se ne va. Padre Matteo era un uomo semplice. Amava stare in mezzo alla gente e metteva chiunque a proprio agio. E quando andava a dare la benedizione, usava al posto del tipico aspersorio dei preti un semplice spruzzino, come si vede in queste singolari immagini. Mia madre, ti prego, io ti pure.
Sembra che ognuna delle persone che ha conosciuto padre Matteo abbia una storia particolare da raccontare su di lui. Durante la Santa Messa, mentre padre Matteo diceva santo, 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 è successo un fatto incredibile. Io non ho più visto padre Matteo, io ho visto Gesù. Non era più padre Matteo ed era bellissimo. Alle spalle di padre Matteo si è aperta una porta e c'erano i santi, i giusti e gli angeli della corte celeste. Ma durante le messe celebrate da padre Matteo si sarebbero manifestati anche altri fenomeni misteriosi. Siamo nella casa di padre Matteo La Grua, la casa accanto al convento, nel quartiere La Noce. Con noi c'è Pino, che è stato uno dei suoi collaboratori più stretti. Pino, questo CD, che non è mai stato fatto ascoltare, io credo, in nessuna televisione fino ad oggi. Assolutamente. Ecco. Era stato voluto da padre Matteo La Grua, che aveva sentito nel suo cuore che durante quella messa c'era qualcosa di particolare. E infatti si sente gli angeli cantare. Ecco, sentiamo la voce di padre Matteo. Questo è il calice del mio sangue. Sentite. Questa nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Ecco, Maria che mi comincia adesso. Ma questa è una cosa incredibile. È unica, ho detto. È unica. Ma è un'orchestra. Questa è una cosa di Dio. Dobbiamo abbassare perché è fortissimo. Durante questa manifestazione avvenivano le guarigioni, ecco, le liberazioni, le consolazioni. Chi suonava la chitarra non ha suonato più, perché tutti erano ad occhi aperti, a bocca aperta. E quindi... Ma tutti lo sentivano? Tutti l'hanno sentito. Molti prendono le distanze da queste presunte manifestazioni. Tuttavia, queste registrazioni sono state fatte ascoltare a fisici dell'Università di Palermo, che, analizzando le frequenze, hanno dichiarato che i suoni e le voci non risulterebbero provenire da strumenti e fonti sonore conosciute. Quindi si tratterebbe, a loro avviso, di un fenomeno inspiegabile. Dio suscita l'attenzione attraverso il miracolo, perché ci si ricordi che c'è un cielo. Guai a noi però se facessimo dipendere il cammino faticoso del nostro essere cristiani non solo dalla ricerca di questi segni, ma addirittura valutassimo che se questi segni non ci sono, la nostra fede non è viva, la nostra fede non è di qualità. Il 17 gennaio 2012 si celebrano i funerali di padre La Grua. Tutta Palermo si stringe intorno a quest'uomo che per tutta la vita ha aiutato gli ultimi, i poveri e gli ammalati, non solo attraverso i carismi di guarigione che aveva, ma anche con la sua umiltà e la sua paternità profonda. Siamo in Corso Vittorio Emanuele, nel cuore di Palermo. Questa è la cattedrale. Fra poco meno di un quarto d'ora inizierà la Santa Messa, l'ultimo addio a padre Matteo La Grua, uno dei più grandi sacerdoti carismatici di questo inizio secolo del Novecento. Andiamo a rendere omaggio a quest'uomo, servo di Dio, che ha fatto tanto bene e le sue preghiere potenti hanno aiutato tante persone. Vedete, una folla incredibile si sta assiepando dentro la cattedrale di Palermo. Seguitemi. Oggi la nostra famiglia ecclesiale piange un padre speciale, unico. Qui dinanzi a noi giace un santo, che la storia venererà come un santo.
e anche tutti questi che sono passati per le mie mani, io auguro ogni bene da parte di Dio, e a tutti gli altri che non ho potuto raggiungere o che ancora non ho raggiunto, a tutti ugualmente auguro ogni benedizione dall'Altissimo. Siamo venuti a Roma per raccontarvi la storia di una bambina davvero speciale, a cui si affidano nelle preghiere le persone da tutte le parti del mondo. Tra poco la storia di Nennolina.